Libera, siamo all'alberghiero e qui con noi la professoressa Alessandra Tombini. E oggi c'è stato un incontro sempre sul tema della legalità, tema molto caro a questa scuola, nel quale è intervenuto il fratello di Angelo Vassallo, che è il famoso sindaco pescatore che è ucciso in situazioni ancora misteriose, ma probabilmente per questioni di sfondo camorristico, mafioso. Certo. Ecco, ci può fare qualche considerazione su questo incontro? Sì, allora innanzitutto è stato un incontro molto interessante e non è la prima volta che insomma a scuola si persegue questo progetto, questo obiettivo che è proprio di ha la finalità proprio di avvicinare il concetto di legalità ai giovani, di far familiarizzare con questo concetto, che è un concetto altissimo e forse a volte li spaventa anche, perché non hanno, lo considerano più grande di loro, no? Spesso e volentieri. È stato un incontro molto interessante perché appunto i ragazzi hanno avuto l'opportunità di conoscere direttamente da vicino il testimone diretto, no? Come fratello appunto della vittima di un evento tragico, drammatico, che non, di solito si apprende dai giornali, si apprende dalle cose distanti, infatti invece è importante che i ragazzi abbiano anche questo contatto diretto, perché a volte non ci si quasi non ci si sconvolge più, no? Siamo troppo abituati ad immagini che ci vengono comunque rimandate da lontano, e invece la commozione è fondamentale. E poi insomma l'esempio di cui si faceva portavoce, un esempio talmente alto che va, ed è l'esempio importante per i ragazzi, molto più che prediche e parole. Secondo la sua esperienza, i ragazzi come stanno rispondendo a queste iniziative? Ma io trovo che siano interessati, vedo anche dalle ore, dal tempo che dedichiamo in classe a questi discorsi, sono discorsi sempre ben accetti, sono incuriositi e poi veramente dimostrano un interesse che è un interesse molto anche alla loro, un interesse vero, non funzionale, autentico, e quindi bisogna assolutamente perseguire e perseverare in questa direzione. Hanno anche aderito molto al viaggio che verrà fatto poi in Sicilia, perché sono proprio incuriositi dal vedere che sarà proprio a conclusione del progetto Cibo Legalità ci sarà questo viaggio in Sicilia per visitare proprio i luoghi di cui si parla, non di oggi ma in generale, la mafia, quindi l'illegalità. Grazie. Professoressa Silvana Giacchè, che ci farà un breve resoconto di quelle che sono le attività scolastiche fatte all'interno dell'alberghiero sul tema della legalità, tema che è di fondamentale importanza per una democrazia. Ultimamente abbiamo aperto l'anno appunto scolastico 2015-2016 con un primo incontro testimonianza con un imprenditore, Santi Palazzolo di Palermo, imprenditore che ha trovato il coraggio, anche se dovrebbero essere azioni in realtà quotidiane, di denunciare la richiesta di una tangente per avere la possibilità di continuare ad usufruire di un locale all'interno dell'aeroporto di Palermo. Il locale è un locale adibito a pasticceria, perché appunto Santi Palazzolo è un pasticcere, fra l'altro anche molto rinomato, e purtroppo si trova adesso praticamente a dover attendere il risultato di questa vicenda, dal momento che denunciando fra l'altro un rappresentante dell'istituzione si è trovato purtroppo in serie difficoltà. È stata una testimonianza toccante e fra l'altro ha anche approfittato dell'essere appunto un bravo pasticcere e ha presentato ai ragazzi la famosa cassata siciliana, facendo appunto questo bellissimo dolce, presentandolo ai ragazzi, portando i prodotti dalla sua terra, quindi i prodotti siciliani tipici. È stato un incontro davvero molto interessante. Questo è il primo, per quanto riguarda quest'anno. Poi questa mattina appunto abbiamo avuto l'onore, veramente il piacere, di avere con noi
Massimo Vassallo, fratello del sindaco pescatore di Angelo, e mentre per, diciamo, sono già 2 anni che l'Istituto Alberghiero tenta di fare veramente cultura della legalità nei confronti anche dei nostri ragazzi e nello specifico del cibo della legalità, in quanto purtroppo abbiamo scoperto che anche dietro il cibo, sono delle storie raccapriccianti, storie di mafia incredibili. E abbiamo quindi ospitato inizialmente 2 anni fa un rappresentante dei NAS, il capitano Sandro Sborgia dei NAS di Ancona, che appunto è venuto a parlare sulla sicurezza alimentare, delle contraffazioni. Poi abbiamo avuto Tommaso Di Sante, che è presidente della Coldiretti regionale, che ci ha fatto un quadro della situazione del territorio, dando anche un quadro di come i produttori si stanno muovendo, stanno cercando di arginare questa situazione. E poi abbiamo avuto Luca Ponzi, giornalista, autore di un libro interessantissimo intitolato proprio Cibo criminale, dove appunto si elencano le varie contraffazioni che purtroppo poi finiscono tutte nelle nostre tavole. E abbiamo ascoltato l'esperienza di Peppe Pagano è, diciamo, un ristoratore che ha aperto una cooperativa aiutando anche ragazzi con alcune disabilità, è stato aperto un ristorante a Casal di Principe, e questo ristorante è stato chiamato nel cuore della Camorra, è stato chiamato Nuova Cucina Organizzata, un po' anche ironicamente. E poi abbiamo avuto un incontro con Don Aniello Manganiello, che è un sacerdote, potremmo dire, di strada, che si è impegnato a dare una mano a tutti i ragazzi in campo, proprio perché è stato sacerdote per 15 anni di Scampia. Ha fondato una fondazione intitolata Gli Ultimi, sempre per portare un messaggio di speranza a tanti giovani. Poi abbiamo avuto una testimonianza sempre toccante di Rosario Barchitta, dell'associazione Addio Pizzo di Catania, un altro imprenditore che si è praticamente rifiutato di pagare il pizzo. Abbiamo avuto incontri con magistrati pesaresi come Elisabetta Morosini, il pubblico ministero Valeria Cigliola, sempre del Tribunale di Pesaro, con il sindaco Giuseppe Paolini di Isola del Piano, che anche grazie alla coadiuvazione del magistrato e del PM è riuscito a trasformare, a convertire un bene sequestrato alla mafia in una, appunto, fattoria cosiddetta della legalità. Collaboriamo sempre con Libera, che è appunto l'associazione fondata da Don Ciotti, sempre contro la mafia. Poi abbiamo avuto un incontro con Alfio Curcio, che è il presidente della cooperativa di Beppe Montana, sempre con Libera Terra. Beppe Montana purtroppo è stato un magistrato ucciso proprio da Cosa Nostra. Lui era un commissario veramente ucciso a Cosa Nostra nel 1985. Ecco, questo Le iniziative prossime noi faremo con i ragazzi dall'11 al 17 di aprile un viaggio in Sicilia, veramente un viaggio di istruzione nei territori dove Libera è riuscita appunto a recuperare alla mafia agriturismi, ristoranti, e visiteremo la casa e il paese a Cinisi di Giuseppe Impastato e avremo vari incontri, nuovamente testimonianze. Proprio nei luoghi specifici. Esattamente. Bene, grazie.